Ciao, bentornati sul mio canale Mano Libera Atelier di Barbara. Oggi voglio mostrarvi come utilizzare la vostra macchina da cucire per eseguire le cuciture dei bordi delle maglie o dei pile. È una cucitura doppia, molto vicina. Seguitemi. Per eseguire la doppia cucitura di bordo di una maglietta o di un pile, utilizzo il doppio ago. Il doppio ago lo trovate usualmente nelle mercerie. E come viene utilizzato? Viene rimosso l'ago della macchina, inserito il doppio ago a questo punto abbiamo un filo solo superiore, che è quello che si usa normalmente. Lo posso infilare in un ago, mentre nell'altro userò una spoletta dello stesso colore avvolta. Andrò anche questa a posizionarla sulla macchina, passando esattamente nello stesso punto dove ho infilato l'altro filo. Qui, qui, qui. E andrò a infilarlo nell'altro ago. I due fili li posiziono sotto il piedino con il filo della spolina, che in questo caso ho usato il blu scuro per differenziare. I due blu azzurri sono dei fili superiori e l'azzurro è il filo inferiore. A questo punto vado a preparare il pezzo. Voglio fare un bordo su questo pile, lo piego, lo giro, posso anche appuntarlo per sicurezza e andrò a fare questo bordo. Anche qua posso utilizzare il distanziatore per i punti. Questo accessorio lo trovate in un altro video che vi appare in sovrappensione come si utilizza. È un accessorio che serve per le distanze delle cuciture. A questo punto posiziono il bordo chiuso, quello che voglio bordare, sotto il piedino della macchina, abbasso e andrò a cucire normalmente. Una regolazione importante è il punto molto lungo. Andiate su una regolazione di un 4-5 di lunghezza, 4-5 punti di lunghezza. E un'altra cosa molto importante è andare molto piano per evitare che i fili si ingarbuglino. Tengo il distanziatore come riferimento. Ora dietro posso rimuovere gli spilli e andare a tagliare l'eccesso di tessuto. Mi auguro che vi sia servito questo video, condividetelo con i vostri amici e chiaramente non dimenticate di iscrivervi al canale così da non perdere i prossimi video. E se volete delle idee creative, seguitemi anche sugli altri social, su Pinterest, su Instagram o su Facebook. Ciao, a presto!